Sono. Sì. Tutto bene? Sì. Mi serviva solo una pausa. Sembrava avessi vomitato l'anima. Già, ho vomitato. È solo stress. Questo lavoro te va a matar. Tranquillo, non sono ancora morto. Già, non ancora. A ogni modo, che succede? C'è qualche problema? C'è stata una fuga di dati. Il capo mi ha coinvolto perché siamo dovuti intervenire. Tutto il quartier generale è in fibrillazione. Ma tu non sei fottuto, vero? Sei quello che risolve i problemi degli altri. Jackie, se lavori per il controspionaggio Arasaka, sei sempre fottuto. Non preoccuparti per me, me la caverò. Buona suerte. Mi hanno trattenuto, sto arrivando. Francoforte del cazzo. Quella troia di Abernathy ce lo scaricherà addosso. Devo riattaccare. Sono nel mio ufficio. E tu sbrigati. Saburo Arasaka si arruolò come pilota nella Nippon Kaigun, la marina imperiale giapponese. E all'età di 23 anni aveva già raggiunto il grado di tenente. Con 20 vittorie aeree... La Minitec ha colpito 3 dei 9. Il signor Jenkins ha chiesto di te. È nel suo. Quanto tempo! Protocolli d'emergenza attivati. Sistema di sicurezza confermato. Il tirapiede di Jenkins. Vedo che sei impegnato. Parleremo più tardi. Entri nell'anticamera, prego. Conferita autorizzazione da visitatore. Sei online? Siediti, vi arrivo subito. Devo sistemare questa cosa del voto prima che perdiamo le nostre basi nel mare di nuvole. Stanno per iniziare, com'è la situazione? Come pensavamo? Sai cosa fare? Procedi pure. Direttrice Abernathy. Ho guardato la votazione, che cazzo è successo? Un'epurazione, dopo la merda che Francoforte ci ha scaricato addosso. Come concordato, ho risolto il problema. Ti avevo detto di risolvere il problema, non di massacrare il Consiglio Spaziale Europeo. Sai quanto ci costerà esabbiare questa cosa? Avremmo perso la licenza, così abbiamo guadagnato una settimana. È una vittoria. Sempre la via con meno resistenze, senza compromessi. Tipico di te. Questa storia non finisce qui. Odio quella stronza. L'ho sempre odiata. Sempre? Cioè da quando? Prima di Night City abbiamo lavorato su un incarico a Osaka. 2 anni di sotterfugi che lei ha sfruttato per tendermi una trappola. Quando è diventata direttrice delle operazioni speciali, ho deciso di farla scattare. Ora mi punta una pistola alla testa perché io non faccia scherzi.
ma non premerà il grilletto perché ha bisogno di me. Faccio quello che lei non ha le palle di fare. Che troia. Divide e timpera. Una strategia efficace. Efficace. Tu che cosa faresti nella mia posizione? Devi difenderti. Ricordare ad Abernathy che non sei il suo zerbino. Hai ragione. Dalle una sberla, ma forte. Così ti rispetterà. Sembra che la vediamo allo stesso modo. Prendi questa. È quello che ho raccolto nelle scorse settimane. Dati biometrici, tessera del Trauma Team, nomi dei suoi collaboratori più stretti. Autista, capo della sicurezza, amante di suo marito, tutto quanto. Usali per fare in modo che Abernathy non sia più un problema. L'hai detto tu, devo difendermi. Se scoprono che ne abbiamo anche solo parlato, mi fanno fuori insieme a te. Vero. Lo sanno tutti che sei arrivato fin qui soltanto grazie a me. Quindi nessuno crederebbe che tu non ne sappia nulla. E se rifiuto, che succede? Non fare domande stupide. Non è una richiesta, V. Sembra che ci siamo capiti. Prendi anche questi. Usa soltanto questi soldi, cerca le persone giuste per il lavoro, niente affiliati corporativi. E per l'incarico principale usa soltanto qualcuno che conosci bene. È tutto chiaro? Sì, tutto chiaro. Bene. In tal caso, attendo il tuo rapporto. Buona fortuna. Il mio avvio è in attesa fuori, usalo liberamente. E non deludermi. Jenkins contro spionaggio di Night City. Ho quei rapporti che mi avevi chiesto. Li inoltrò al tuo indirizzo. Mi scuso per il ritardo. Ehi, V, sei vivo? Come vanno le cose in quel covo di vipere? No, non ho mai detto. Lì ai tuoi di fare attenzione. Mi serve il tuo aiuto, Jack, per affari. Ah, sono sempre affari con te, mano. Sei nei casini? Non ancora. Per il momento mi serve una persona fidata. Questo lo prenderei come un sì. Proviamoci a Lizzie's. Sarò lì tra un'ora. Si prega di indicare la destinazione. Destinazione Lizzie's Bar. Destinazione ricevuta. N54 News con una notizia dell'ultima ora per voi. Una conferenza del Consiglio Spaziale Europeo è stata sospesa in seguito a un guasto di un sistema di stabilizzazione neurale. 5 membri del Consiglio Spaziale Europeo sono morti e 3 versano in condizioni critiche. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questo terribile incidente. I membri del Consiglio indossavano tutti i dispositivi forniti dalla biotecnica. I rappresentanti della corporazione non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. Il nostro inviato è sul posto. Vi aggiorneremo sugli sviluppi non appena avremo notizie. Restate con N54 News per le ultime notizie. Che c'è? Non avremmo dovuto sentirci fino alla fine della settimana. Satori ha ricevuto una notifica di una lettura biometrica preoccupante. Mi sembrava giusto chiamare. Va tutto bene? Bene, bene. Tutto a posto. Pensa di nuovo alla nostra ultima sessione. Gli esercizi. Medita 3 volte al giorno. Ti calmerà ed eleverà il tuo spirito. Fidati.
Certo, ok. Ci vediamo dopo. D'atterraggio designata nei pressi della destinazione. Trova un posto il più vicino possibile al bar. Fanculo la procedura. Inizio sequenza d'atterraggio in base ai nuovi parametri. Corpo merda! Ti sembra una piattaforma d'atterraggio? Potevi schiacciarci! Fuori dai piedi! Ma che cazzo ti credi di essere? Controspionaggio a Arasaka. Abbiamo finito? Cazzo! Una volta era il nostro quartiere. Corporativi fanno il cazzo che gli pare. Pensano che il mondo sia loro. Potevi usare l'ingresso principale. Tienimi d'occhio la V, ok? Bah, non mi pagano per questo. Non te lo stavo chiedendo. Quando torno non deve avere un graffio. Benvenuto a Lizis.
a questo. Sarebbe un brindisi. Che cazzo mi significa? Si brinda a tua mamma, a tua ermana, alla mamassetta che incontrerai al bar. A questo non vuol dire un accidenti. A questo. Questo lavoro è tutta quella merda corporativa. Sai cos'è? Un patto con il diavolo. Te l'ho sempre detto. Hai venduto l'anima a quegli stronzi della Rasaka. Oggi ti chiedono di ammazzare qualcuno. Domani chiederanno a qualcuno di ammazzare te. Credi che abbia scelta? Se rifiuto, mi toglieranno tutto e non mi lasceranno niente. Lasciali fare. Ti toglieranno anche quella mano che ti tiene per le palle. Non so tu, ma io non mi faccio toccare le palle da chiunque. E Saburo e i suoi tirapiedi non rientrano tra i fortunati. Forse un giorno, ma per ora mi manca poco. Mi mancherà sempre poco. Sempre. Ehi, vi siete persi? Qualche problema? Vi, giusto. Vi manda Jenkins. Non credo di conoscervi. Infatti, ma noi conosciamo te. Jenkins ti ha assegnato un incarico oggi. Devi darci tutti i dettagli. No, non credo proprio. È una cosa tra me e Jenkins. Cazzo! Come ti senti? Brutto colpo, eh? Il tuo accesso alle reti della compagnia è stato revocato. Presto, tutta la cibernetica corporativa in tuo possesso non funzionerà più. Dacci i dati che hai ricevuto da Jenkins. Ciò concluderà le procedure di cessazione. Come cazzo l'avete scoperto? Questo non ti riguarda. I dati, subito. Le informazioni sono sullo Shard. Ottima scelta. Abbiamo finito. Le formalità sono concluse, sì. Ma credo che Abernathy ci pagherebbe volentieri per togliere di mezzo un pezzo di merda come te. Alzati, tu vieni con noi. Forza. Ehi, calma. Mi sa che vi siete dimenticati di essere molto lontani da casa. Dubito che questo bario sia nel vostro stile. Potrebbe non essere salutare. È chiaro? È una minaccia. Se iniziate a sparare, potremmo unirci alla festa, eh? E magari qualcuno potrebbe morire oggi. Abbiamo quello che cercavamo. Sarà sufficiente. Abbiamo scampata, Icos della cinghiata. V, come ti senti? Tutto bene? Mi sento di merda. Mi brucia la gola. Non so se riesco a respirare. È come quando il mio cuginetto si faceva di droghe. Brividi, mani tremanti, sudori freddi. E nausea. Sì, esattamente così. Ehi, ehi, vuoi che ti porti da un bisturi? O magari sta già arrivando il trauma team. Ho perso la copertura del DT, Jack. E i regolatori biochimici e l'appartamento. Mi hanno sequestrato il conto. Non bloccato, sequestrato. Merda, quegli stronzi non perdono tempo. Sicuro di stare bene? Voglio dire... Dammi un minuto. Devo riprendermi. Sono fottuto, Jack. Ho perso il controllo della mia vita. Completamente. Direi che l'hai appena ripreso. Non potevi dirgli di no. L'hanno fatto loro per te. È una cosa positiva. Vedrai. E poi... non hai proprio perso tutto. Stai per dire che ho ancora un amico?
Che cosa carina. No, idiota. Hai ancora i soldi di quel lavoretto, no? Probabilmente saranno parecchi dindini, ideali per un nuovo inizio. Esatto, idiota. Tirati su. Ehi, hai capito? Non mi sembri molto in forma. Ehi, hermano. La tua nuova vita inizia ora. Salve Night City! C'è Stanley qui con voi! Ci aspetta un'altra giornata nella città dei sogni! Amo questa città! La amo come si può amare una madre che lascia il figlio in orfanotrofio e 20 anni dopo gli chiede una sigaretta per strada! Ogni giorno arrivano centinaia di nuove facce, ma solo metà di questi idioti resisterà un anno! Metà? Se tutto va bene! E perché questa gente viene a NC? Per fare i nuovi samurai come Morgan Blackhand e Wayland Boa Boa. Maggiore il rischio, più alta la taglia. O almeno così dicono. Puoi giocare tra i professionisti per sempre. Più veloce vivi, più in fretta ti consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa. Sapete dove si trovano quasi tutte le leggende di NC? Al cimitero. Per fortuna non importa da dove vieni, non importa che strada fai. Importa solo il modo in cui arrivi. A Night City. La città dei sogni.